Grazie, Gesù. E un messaggio che Gesù mi ha dato, topico, come si dice in italiano, argomento, soggetto, messaggio alla sposa fedele. Il messaggio si chiama Buono e fedele servo. Sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose. Vuoi leggere quella scrittura? Matteo 25. Matteo 25, 23. Leggi tutta la scrittura nel contesto. Il suo Signore gli disse: Bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Tu sai il contesto, qui la parabola dei talenti. Signore, i tuoi talenti mi hanno fruttato 5, ecco altri 5. Bene, signore, questo ho moltiplicato i talenti. Bravo, questo è il contesto. Il messaggio di Gesù mi ha dato è questo, dice, amato figlio, non devi crucciarti per le prove, le afflizioni che devi attraversare. Fa parte del tuo necessario apprendimento in questa vita. Il bambino cresce e impara attraverso i suoi sbagli, errori, esperienze. Così anche le tue dolorose esperienze, dolori, malattie e ogni difficoltà nella tua vita, cose inviate dal nemico e quindi non da me, io uso anche queste. Nonostante io non le mando, ma il diavolo le manda, io le uso lo stesso perché contribuiscono ad insegnarti a diventare il perfetto vaso per la mia gloria. Io non ti invio questi mali, ma ciò nonostante, anche attraverso di questi mali, io ti plasmo per divenire un valoroso e degno guerriero per me. Così come si insegna agli alunni di una scuola, così io insegno a te. È quello che tu stai imparando è a regnare e regnare con me per tutta l'eternità. Ed è questo che io voglio che tu impari. Vi sono religioni false, inventate dal maligno, che insegnano che l'umanità è creata per essere schiava del suo creatore. E in effetti costoro sono divenuti schiavi di queste bugie religiose. Ma io vi ho invece creati a mia immagine, a mia somiglianza, affinché siate simili a me, perché siate il mio corpo, perfettamente unito nella mia agapè, ubbidiente sotto la mia guida paterna e del tutto congiunto in ogni sua parte, nello Spirito Santo e sotto il capo, io, Cristo. E questo infatti è il mio disegno, un disegno divino per la mia amata Chiesa sposa, un disegno osteggiato dal geloso Satana. Ma la sua superbia lo ha perso, perché nella sua presunzione voleva essere simile a me, come è stato scritto di lui. Isaia 14, 12 a 15. Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo: Io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione. Salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Invece ti hanno fatto discendere nel soggiorno dei morti, nelle profondità della fossa. Ma tu, sposa mia, è desiderio del mio cuore, sii fedele a me, perché io ti amo di un amore eterno e niente e nessuno potrà mai separarmi da te. Tu sei chiamata per essermi al fianco. Il maligno ti tenta, ti mente, ma tu ascolta me. È necessario che ancora per un poco tu soffra nel mondo del malvagio dragone. Il suo mondo è falso, illusorio, transitorio, ma il mio è per sempre. La sua creazione è artificiale, il suo sistema seducente, ma falso. Ma giunge il tempo presto in cui io distruggerò, nella battaglia di tutte le battaglie, nella valle di Megiddo, allora tu, che mi sei fedele, ti unirai a me nel luogo del mio regno che ho preparato per te.
un luogo che supera le più fantasiose immaginazioni, come è scritto. Isaia 49, 23 a 26. I re saranno i tuoi precettori e le loro regine saranno le tue balie. Essi si inchineranno davanti a te con la faccia a terra, lambiranno la polvere dei tuoi piedi. Tu riconoscerai che io sono il Signore, che coloro che sperano in me non saranno delusi. Farò mangiare ai tuoi oppressori la propria carne, si inebrieranno con il proprio sangue, come con il mosto. Ogni carne riconoscerà che io, il Signore, sono il tuo Salvatore, il tuo Redentore, il Potente di Giacobbe. Isaia 60, da 3 a 5. Le nazioni cammineranno alla tua luce, i re allo splendore della tua aurora. Alza gli occhi e guardati attorno. Tutti si radurano e vengono da te. I tuoi figli giungono da lontano. Arrivano le tue figlie portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante. Il tuo cuore palpiterà forte e si allargherà, poiché l'abbondanza del mare si volgerà verso di te. La ricchezza delle nazioni verrà da te. Io ti conosco. Ti conosco meglio di quanto tu conosci te stesso. Io ti ho scelto, sei una nuova creatura celeste e niente e nessuno potrà mai farti del male, perché io, il Signore, sono il tuo protettore. Solo ancora per poco sarai nel falso mondo del nemico. Ti chiedo solo di continuare a restare fedele a me. Il mondo passa e presto le cose che i popoli adorano saranno polvere sotto i tuoi piedi. Salmi 39, 6. Certo, l'uomo va e viene come un'ombra. Certo, s'affanna per quello che è vanità. Egli amassa senza sapere chi raccoglierà. 1 Giovanni 2, 17. E il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. 1 Pietro 1, 24 e 25. Perché ogni carne è come erba, e ogni sua gloria come il fior dell'erba. L'erba si secca e il fiore cade, ma la parola del Signore permane in eterno. E questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. Il diavolo ha imprigionato tanti dei miei figli in chiese e edificio, ma che io chiamo ghetti e prigioni dello spirito. Ma tu, o amata, sei libera. Tu che sei il mio amore e che mi hai scelto al di sopra di tutto nel mondo e su tutto, che il malvagio Dio del mondo ti ha offerto, tu sei la mia sposa. Cosa vi è di più prezioso per uno sposo della sua amata? E questo è motivo di odio che il malvagio nemico ha per te, per via del mio grande e immisurabile amore per te, che mi hai dato il cuore. Per questo io metto alla prova il mondo, affinché i più nascosti pensieri dei cuori siano rivelati, e niente basta per misurare l'amore che io ho per te. Non temere la condanna dei farisei gelosi che ti accusano. Il malvagio invia i suoi emissari per interrompere l'edificazione della mia nuova Gerusalemme, alla cui costruzione io vi ho messo voi a collaborare e aggiungere pietra viva sopra pietra viva. Come mio servo Neemia, che ricostruiva le mura dell'antica Gerusalemme e non si fece trascinare giù dagli insulti, bugie, minacce dei Sanballat, emissari del nemico, così anche voi non dovete farvi distrarre dagli agenti che lo stesso nemico vi manda oggi. Anche voi dovete rispondere loro come Neemia rispose ai suoi nemici, come è scritto. Neemia 4, 16 a 18. La metà dei miei giovani lavorava e l'altra metà stava armata di lance, di scudi, di archi e di corazze. E i capi stavano dietro a tutto il popolo di Giuda. Quelli che costruivano le mura e quelli che portavano o caricavano i pesi
con una mano lavoravano e con l'altra tenevano la loro arma. E ognuno dei costruttori durante il lavoro portava la spada cinta ai fianchi. Il trombettiere stava accanto a me. Neemia 6, 2 a 4. Sanballat e Gesem mi mandarono a dire: «Vieni e troviamoci assieme in uno dei villaggi della valle di Ono». Essi volevano farmi del male. Io mandai loro dei messaggeri per dire: «Io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere. Il lavoro rimarrebbe sospeso se io lo lasciassi per scendere da voi». Quattro volte essi mandarono a dirmi la stessa cosa e io risposi loro allo stesso modo. Amati, è un nuovo giorno. Io sto per inviarvi i miei 144.000 apostoli che guideranno la mia gloriosa e vittoriosa Chiesa del tempo della fine. Io chiamo la mia Chiesa sposa, le vergini con l'olio della mia obbedienza, a iniziare ora a guidare la Chiesa intrappolate nelle ragnatele delle chiese secolari. Parlo di quei sistemi religiosi che gli stati pagani riconoscono, ma chiese che io non riconosco. Non il sistema religioso di queste, ma solo amo, cerco e salvo le pecorelle colà intrappolate. Amati, viene l'Anticristo, viene la tribolazione e viene il marchio della bestia 666, del quale mia parola vi ha avvertito da tempo. Le mie vergini devono mettere ora l'olio di preparazione nelle loro lampade. Questo non per paura o solo per salvarsi la vita, ma affinché preparandosi e spostandosi nei luoghi più alti, luoghi rifugio, dove il mio Spirito Santo mostra a ciascuno, affinché io vi possa usare per la mia gloria, guidare le mie pecore e guidarle non solo a luoghi di rifugio, ma affinché possano guidare a loro volta le pecore disorientate e ingannate dai falsi profeti che dai pulpiti della Laodicea di questo tempo della fine, Apocalisse 3,14, li guidano alla distruzione dell'Anticristo e a ricevere il suo marchio. Molte delle mie pecore ingannate da pastori ingannati dicono: «Io non mi preparerò, io non temo la morte». Io vi dico, non la morte dovete temere, ma io vi chiamo a salvare dal regime politico mondiale che viene i vostri fratelli intorno a voi, le vostre sorelle intorno a voi, le vostre pecorelle intorno a voi. I vostri figli hanno ricevere il marchio, come è scritto. Apocalisse 13,16. E faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Apocalisse 14,9-10. E un altro, un terzo angelo, tenne dietro a quelli dicendo con gran voce: «Se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, beverà anche egli del vino dell'ira di Dio, mesciuto puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello». Io punirò coloro che non hanno voluto cercarmi e trovare la mia voce e la mia guida, ma che invece si adagiano ad ascoltare sermoni tanto zuccherati quanto falsi, che li conducono come stolte pecore al marchio dell'Anticristo che viene presto e che è già alle porte. Io chiamo la mia Chiesa sposa ad avvertire la Chiesa disobbediente che dorme e che segue i loro falsi profeti, come è scritto. Primo Tessalonicesi 5, 6, da 3 a 6. Quando diranno pace e sicurezza, allora di subito una improvvisa rovina verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, sicché quel giorno abbia a cogliervi a guisa di ladro.
poiché voi tutti siete figlioli di luce e figlioli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Quando di subito l'improvvisa rovina verrà loro addosso, come le doglie e la donna incinta, e non scamperanno affatto, allora i loro falsi profeti di oggi si nasconderanno come pipistrelli nelle rocce per scampare al marchio. Mentre altri, come fece Giuda di un tempo, riceveranno il marchio. Separatevi da questi ciechi, avvertiteli. Essi vi odieranno per i vostri richiami, ma quando la distruzione che è decretata viene, e verrà sicuramente, sapranno che i miei profeti sono stati in mezzo a loro. Matteo 24:34. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Apocalisse 12, verso 6. E la donna fuggì nel deserto, dove ha preparato un luogo da Dio, affinché vi sia nutrita per 1260 giorni. Molti dei miei figli mi chiedono: perché, Signore? E tu sei onnipotente. Perché non ci fai evitare la tribolazione, il marchio della bestia, le sofferenze, i mali e le malattie e gli handicap? Amato figlio, devi capire che il nemico tiene prigionieri i miei figli, e la prigione sono i loro stessi peccati, che io non posso perdonare, perché tutto il mio regno è basato sulla giustizia. E giustizia vuole che i peccati non possano essere perdonati senza pentimento. Per questo io sono venuto, a insegnarvi a tutti e guidarvi al pentimento. È così semplice. Il mio regno è offerto gratuitamente al solo prezzo di vero pentimento. Ma il nemico, tramite le tentazioni di superbia, di egoismo e bugie religiose, ha imprigionato il mondo. Io sono il Messia, il Salvatore, e sono venuto per liberare tutti che mi ricevono, come è scritto. Giovanni 1, da 1 a 14. Nel principio era la parola era con Dio, e la parola era Dio. E la parola è diventata carne, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Tutto il mondo giace sotto il potere delle menzogne del nemico. Ogni ideologia, ogni politica, o religione o insegnamento, è bugia o a manca di verità fondamentale. Se e quando il mio nome, il mio Vangelo, il mio amore, la mia salvezza sono assenti. Il mondo è appeso alle cordicelle di un burattinaio, Satana. Per questo ti ho detto che nel mondo avrai tribolazione. Il maligno muove contro i miei figli le sue pedine, quelli che non seguono il mio Vangelo. Purtroppo tra le sue pedine vi sono anche tante chiese cristiane. Così come egli usò il mio stesso popolo per farmi crocifiggere, così egli usa oggi tante chiese cristiane per malignare, accusare, perseguitare i miei discepoli. Nel mondo avrai tribolazione, non c'è alternativa. Io non posso fermare il mondo con i suoi mali, dovrei anche fermare la salvezza dei miei figli che sono ancora perduti. Per questo il grande teatro del mondo odierno deve continuare. Non credi che io avrei preferito di evitare il Calvario se fosse stato possibile? Ma non è possibile, non è stato possibile. Dobbiamo continuare a combattere il diavolo, sino alla fine, sino ad Armageddon. Solo allora potrà iniziare il mio regno di amore, come è scritto nel Libro della Verità. Apocalisse 19, 11 a 21. Poi vidi il cielo aperto, ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta,
che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Apocalisse 11:15. Poi il settimo angelo suonò la tromba, e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: «Il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli». Apocalisse 20:10. E il diavolo che le aveva sedotto fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. In attesa che tutto questo sia compiuto secondo la mia volontà, devi camminare in modo di darmi gloria e onore. Sappi che ai miei occhi sei parte della mia chiesa sposa e brilli come il gioiello più bello. Sì, tutti voi che mi avete dato tutto il cuore che mi obbedite. Ora tu hai tribolazione, ma tieni duro. Vai avanti, continua. Dovrai combattere ancora per poco, perché presto sarai al mio fianco e non avrai niente da temere, perché io, il Signore, sono con te. Isaia 41:10-13. Tu non temere, perché io sono con te. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Ecco, tutti quelli che si sono infiammati contro di te saranno svergognati e confusi. I tuoi avversari saranno ridotti a nulla e periranno. Tu li cercherai e non li troverai più. Quelli che litigavano con te, quelli che ti facevano guerra, saranno come nulla, come cosa che più non è. Perché io, il Signore, il tuo Dio, fortifico la tua mano destra e ti dico: non temere, io ti aiuto. Salmo 91:5-11. Tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. 1000 ne cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Basta che tu guardi e con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi, poiché tu hai detto: «O Signore, tu sei il mio rifugio», e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo. Nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna s'accosterà alla tua tenda, poiché egli comanderà i suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Grazie, Signore. Fine del messaggio. Domandati quante volte ti senti solo verso il cammino. Guardami, sono io che ti dono nuove forze per il tuo cammino. Ascoltami, quante volte tu hai sbagliato per non aver udito. Rialzati, perché la promessa che io ho fatto non verrà meno. Incontrami, tu conosci il luogo, cercami. Nella tua
perché io ho cose grandi da donarti, perché io voglio vederti sempre tanto felice, perché io sono colui che ti ama, colui che ti dà forza, colui che ti vuole benedire. Questo sono io. Preparati, questo è il tempo di entrare nella mia presenza. Ah, rialzati, sono io che sono qui con te per consolarti. Preparati a incontrarmi. Domandati quante volte ti senti solo verso il cammino. Guardami, sono io che ti dono nuove forze per il tuo cammino. Ascoltami, quante volte tu hai sbagliato per non aver udito. Rialzati, perché la promessa che io ho fatto non verrà meno. Incontrami, tu conosci il luogo, cercami, nella tua intimità, perché io ho cose grandi da donarti, perché io voglio vederti sempre tanto felice, perché io sono colui che ti ama, colui che ti dà forza, colui che ti vuole benedire. Questo sono io. Preparati, questo è il tempo di entrare nella mia presenza. Ah, rialzati, sono io che sono qui con te per consolarti. Nella tua intimità.
grande Dio son, il tuo Dio.